Buongiorno, eccoci ragazzi a fare una seppietta con pomodoro, cipolle, aglio, peperoncino e via. Abbiamo le cipolle, prepariamo l'olio. Allora, qui a Londra domenica è iniziata con un po' di nebbia, però non c'è freddo, si sta bene. Facciamo riscaldare l'olio qui. Prepariamo le nostre cipolle. Ce l'ha fatte scaglie sottili. Cosa ho fatto? Ho pulito le seppie. Le ho stemperate nel freezer per almeno 24 ore, se non di più. Poi le ho ripulite pian piano, senza mettere sotto l'acqua. Le ho tolto l'interiore, tutto quanto, e le ho tagliate, insomma non le ho ancora tagliate in realtà, per mantenere il nero di seppie. Va bene? Ecco qua. Quando le ho comprate, le ho passate sotto l'acqua velocemente. Facciamo colare le cipolle, prepariamo un po' d'aglio, peperoncino abbondante, io ci metto un bel ciuffo di basilico, due o tre spicchi d'aglio, ecco, iniziamo a farlo volare pian piano. Prestiamo il basilico, si può mettere dopo, logicamente, ma non fa niente. Facciamo il caffè. So che c'è le mani impiastrate di nero di seppia, ma non fa niente. E ci possiamo fare due spaghettini, ragazzi. Facciamo pian piano adesso. Ecco qua. Allora, facciamo rosolare bene le cipolle, mi raccomando. Aggiungiamo un po' di vino bianco, un pochino. Aglio. Eccoci qua, Roberto, facciamo delle seppie al pomodoro con peperoncino e magari ci facciamo uno spaghetto dopo. Semplice, semplice, niente di difficile. Ho preso delle seppie ieri al mercato del pesce, mercato all'ingrosso io vado, qui a Londra, si chiama Billingsgate, molto bello, era il pesce fresco, quindi l'ho messo in freezer subito. Dato una lavatina, l'ho messo in freezer, adesso li ho ripulito l'anteriore per recuperare un po' di nero. Vabbè, ce li ho qui, attenzione qua, mi faccio un casino. Ecco qua, facciamo colorare le cipolle, prepariamo i pelati, pomodori pelati. Eccoli qui, una scatola da 400 grammi, ho due seppie, più o meno fa un 800 grammi di roba, quindi 400 grammi di pomodori pelati bastano.
facciamo il sughetto così, vediamo un po' come va a finire. È tutta una prova continua nella mia cucina. Come sta, Robert? Ti ricordi le partite a calcio da ragazzina agli Olivetti? Quanti anni sono passati? Ci siamo persi di vista. Io abito a Londra dal 1987, Robert. Parecchio. Mi hanno portato qui per vedere il posto nell'86. Sono ritornato nell'87, tornato a Cagliari. Ho lasciato lavoro, ho lasciato tutto e sono venuto qui. Per sempre. Scelta un po' tragica, però l'ho fatta ormai. Allora, le cipolle stanno rosolando. Aggiungo un pochettino di sale marino, una bella spruzzata. Ecco qua. Con le mie cipolle. Un bel po' di pepe nero. Mettiamo mezzo bicchiere di vino bianco, senza esagerare, un pochino, e facciamo evaporare. Okay. Dovremo tagliare le nostre seppie, pezzi piccolini. Questi vuoti. Cerchiamo di, con le forbici, di ridurre le nostre seppie, cioè, sono troppo grandi. Tagliamo a pezzi piccolini se ci riusciamo. Mia moglie mi chiede perché è nera la seppia, ma ditemi voi. It's the ink. Yeah? Octopus, squids, cuttlefish, they all have ink. I'm preserving it because they give a nice taste to the fish, to the recipe. Right? Sto tagliando proprio alla buona, raga. Siamo un po' assonnati, perché logicamente abbiamo passato il weekend a far balduria, quindi siamo ancora lì che recuperiamo qualche energia. Allora, faccio evaporare bene il vino, ragazzi, molta calma. Poi dobbiamo recuperare questa salsina, questo nero di seppia, sarà uno spettacolo. L'ho provata anche avantieri, però senza mettere il pomodoro, ed era buona. Adesso la voglio un po', voglio cambiare. Abbiamo il pomodoro, guys, cuttlefish with ink, tomato sauce, chilies, onions, garlic, ravioli sauce, però spaghetti. Coffee's ready. So I'm letting go two onions, bay leaves, chilies, plenty chilies. Garlic, half glass of white wine. Let it run a little bit on the pot. Plenty olive oil, obviously. And we cook our cuttlefish with some tomato sauce. Some tomato. You can do it. Ok, eccoci qua. Tagliare bene la nostra seppia. Ma di una, un profumo unico, ragazzi. Veramente bello. Ecco qua, le faccio a pezzettoni, non devo stare lì a farli troppo piccolini. Guardate qua, ho fatto il più. C'è tanto nero di seppia, è uno spettacolo.
lavandoci le mani di nuovo. Un secondo, vi faccio vedere. Buongiorno Guido. Vediamo, avviciniamo la camera adesso. Così vedete un po' da vicino. C'è la signora che passa. Dobbiamo un po' fare. Ragazzi, dovete avere pazienza che qui. Ecco qua. C'è la spina. Ecco qui le seppie. Non so cosa riuscite a vedere, va bene, questo qui le mie cipolle e il vino quasi evaporato, e raga, non so come farvelo vedere, aggiungiamo un pomodoro, li facciamo andare un pochino, e pian piano aggiungiamo le seppie, ok? Allora, torniamo qui, ecco qua raga, dovete avere pazienza. Domenica, non siamo in gran forma. Dovete avere pazienza. Va bene? Allora, facciamo andare il sughetto. Adesso pian piano travasiamo. Metto dell'acqua a bollire. E pian piano travasiamo le nostre seppie. Semplice e semplice, non stiamo lì a... risciacquiamo davanti, un pochino d'acqua, va. Ok? Ecco qua, facciamo cucinare il sughetto per 15 minuti, non di più. Le seppie hanno bisogno di quei 20 minuti, 25 per cucinare, però dipende un po' se fate a fuoco lento o no, giusto? Poi ci facciamo degli spaghetti che sono la fine del mondo. Quindi un attimino ragazzi, faccio riscaldare la padella. Ecco qua il sugo inizia a sobbollire. Adesso pian piano spostiamo le nostre seppiette. Spettacolari ragazzi. Le immergiamo. Ecco qua. Prenderanno il gusto del peperoncino, delle cipolle e viceversa. L'aglio. Thank you.
Certo, un pezzo grande, ma non fa niente, dai. Possiamo tagliare anche dopo. Ragazzi, c'è il profumo del mare qui in casa. Spettacolo unico. Ecco, veramente bello. Pian piano, senza fretta, ci passiamo un'oretta davanti ai fornelli, tra un telegiornale e l'altro. Ecco qua, adesso mescoliamo pian piano. Che spettacolo, ragazzi. Ecco. Adesso io ho messo su un po' di acqua a bollire, come dicevo. Recupero la salsina. Ecco qua, faccio così, un po' alla volta. Pezzettini possiamo anche togliere qua. Aspetta, faccio questo giochino qui. C'è qualche scoria, non succede niente. E buttiamo la salsina dentro. Recuperiamo tutto, ragazzi. Tutto, tutto, tutto. Un altro po'. E via di nuovo. Ecco qui. Allora, abbiamo la fiamma alta per un paio di minuti e poi la abbassiamo. Questa è una signora ricetta, ragazzi, secondo me. Oh, a volte sbaglio anch'io. Facciamo bollire pian piano, mi raccomando, pian piano. So bollire. Ok, poi pensiamo su una salsina per i bimbi, cosa li possiamo fare. Allora ragazzi, a me bambini piacciono i funghetti, quindi facciamo una salsina per la pasta asciutta e funghetti. Prendiamo del sedano. Dei funghetti.
padella c'è, se spostiamo le nostre seppiette qui e occupiamo un'altra pentola, facciamo riscaldare bene. Allora iniziamo con la cipollina. Cipollina abbiamo pulita, un po' d'olio d'oliva, ecco qua, io ci metto dei gambi di sedano, i funghetti che vado a lavare sotto acqua corrente, dobbiamo pulire le nostre carote. Le carote, carottina. Allora, i denti sono difficili, portando il caldo, prendiamo la cipolla, laviamo le verdure, ecco qui, funghetti, via, possiamo tagliare la cipolla adesso, ragazzi. Nel frattempo le nostre secchie si iniziano a colorare e stanno sobbollendo poco, molto lento. Ecco qua, facciamo rosolare le cipolle. E cominciamo a tagliare i funghetti. Fuoco alto, la fiamma alta. I funghetti non devono sobbollire o devono essere proprio, devono tipo cuocere velocemente, così non perdono l'acqua. E gli facciamo i fusilli ai bimbi. Guys, plain sauce for the kids. They love mushrooms, some curly pasta for them, yeah, simple dish. They're very difficult to eat, my kids, so I call the kids as they call. Then on this side we have squids with the chilies and tomato sauce, white wine, onions, garlic, pepper, everything. Okay.
So guys, very high flame for your mushroom. So they don't release the water, yeah? My squids are cooking nicely, beautiful dish, guys. I kept the ink, so you have to do some magic to clean them without clean water. Okay, there we go. Pinch of salt. Very little, yeah? This is sea salt. There we go. Now I'm going to put my carrots, big chunks. So the kids, they can remove it. It's a challenge with my kids, yeah? I never know what they like. So make sure you don't burn anything here. Very high flame, I got. Let the water evaporate now. Then we add a bit of white wine. Allora, rigiriamo le nostre secchiette. Ecco, un po' così. Vabbè, ci stiamo provando. Mettiamo l'acqua a bollire per la pasta dei bimbi e continuiamo a rosolare i funghetti. Attenzione che non si attacchi niente sul fondo, mi raccomando. Adesso posso aggiungere anche le mie verdure. E continuiamo a girare. Spruzzatina di vino bianco. E via. Tutto lì.
Adesso posso anche abbassare la fiamma. E far finire di evaporare il vino. Niente di speciale. Aggiungiamo il sale per la pasta adesso. Aggiungiamo un po' di sale per le nostre seppiette. Siamo attenti col sale, logicamente. Mettetene poco, se possibile. Ecco qua, pian piano cucinano. Lasceremo un po' di salsetta con cui condire gli spaghetti. Vediamo un po' che dicono i bimbi. Buongiorno Giusy. Giusy, abbiamo qua delle seppiette che sto cucinando con una salsa di pomodoro, peperoncino, pepe, aglio e cipolle e vino bianco e nero di seppia. Ho ripulito le seppie dall'interiore senza l'acqua corrente. E vediamo un po' che esce fuori. Ci ho messo del basilico, dopo aggiungiamo il prezzemolo. Adesso vado a preparare, anzi. Abbiamo il prezzemolo. E lo tagliamo finemente. Facciamo cuocere bene i funghetti. Il vino quasi evaporato. Intanto diamo una giratina alle nostre seppie. Io aggiungerei un altro goccino di olio d'oliva. Oggi c'è il Cagliari, ragazzi, aspettiamo le 2 del pomeriggio. Come va a finire col Crotone non lo so, ma abbiamo bisogno di 3 punti, vero ragazzi, 3 punti. Allora, l'acqua sta iniziando a bollire, lo vedo bene qua. Qua c'è un profumino, ragazzi. Veramente bello.
Adesso io ci metto anche un pochino di estratto di pomodoro, ragazzi. Ecco qua, estratto di pomodoro, le verdure sono pronte, ecco qui, rigiriamo, facciamo assorbire l'estratto di pomodoro, ma che spettacolo, facendo una bella salsetta densa, la vita uno spaghetto unico, piatto di pasta elegante secondo me. Certo, dobbiamo stare attenti nella pulitura delle secchie, perché possiamo trovare della sabbia, giusto? Dobbiamo stare attenti. Ecco qua, un po' di pasta per i gemmi. Qua, senza esagerare. Andiamo a rigirare le nostre seppiette. Adesso poi io le farò riposare prima di metterci giù gli spaghetti per questo pomeriggio. Va bene, così la salsa riposa, diventa uno spettacolo. Sta sobbollendo proprio la maniera giusta. Le carote sono cotte, il sedano pure. Adesso abbasso la fiamma quasi al minimo. Vediamo un po' che dicono i bimbi. La pasta ci sta mettendo un po', però che volete fare?
25 minuti, mi raccomando, poco lento, se lo coprite è meglio. Io adesso quando finisco di cucinare chiuderò la, metterò il coperchio e faccio riposare, così si ammorbidiscono, va bene? Adesso la pasta sta bollendo, eccola lì, aggiungiamo un po' di acqua di cottura ai nostri funghetti, così non si brucia niente, giusto poco. Amici miei, io sto facendo un po' di colazione con un piatto di fave. Siamo quasi, adesso io pian piano la pasta è quasi cotta, sempre andate e date una giratina, assicuratevi che non si attacchi niente al fondo, mi raccomando, questo è uno spettacolo ragazzi, c'è tanto di quel sugo qui, alla grande, il prezzemolo lo aggiungo quasi alla fine, va bene? Qui la pasta non bolle, quindi devo spostare un po' le mie pentoline, fa così, e vi devo dire. Poi ci spruzziamo del parmigiano e siamo a cavallo. Fate con calma raga, non vi deve inseguire nessuno, per carità. Allora, adesso possiamo spostare la pasta con i funghetti e le finiamo la cottura lì. Non ci vediamo, stanno ancora cuocendo, aspettiamo un attimino. Thank you.
Ecco qua, fiamma viva, ragazzi, il pasta sta bollendo veramente, sta cucinando veramente. Ok, sì. Adesso tra un attimino la spostiamo, diamo un minuto o due. Ecco qua, vedete la salsina come va, con eleganza, io direi. Aspettate. Assaggiamo la salsina, perché ragazzi, non controllare il sale, buonissimo, non ho parole. Ok, adesso cosa faccio? Io recupero un pochino di acqua di cottura. Ecco qua, spostiamo la pentola e finiamo la cottura così. Fiamma viva. E vediamo un po' se i bambini apprezzano. Ecco qui, ragazzi, spettacolo. Adesso aggiungo un pochino di acqua di cottura. Aggiungiamo un po' di parmigiano adesso. E posso già spegnere la fiamma. Ecco, un po' di grana. Fiamma è spenta, ok? Adesso un altro goccino di acqua di cottura, un goccino, e lasciamo riposare. E vediamo, e lasciamo i bimbi, al giudizio dei bimbi. Bene? Adesso da questa parte abbiamo praticamente quasi concluso la cottura delle seppie. Aggiungiamo il prezzemolo. Mescoliamo un minutino due e poi copriamo la pentola, ragazzi, e spegniamo il fuoco. Bene, questo è uno spettacolo unico, ragazzi.
Ecco qui ragazzi, abbiamo finito, va bene? Spegniamo il fuoco. Allora, copriamo proprio la pentola così e lasciamo riposare. Ok, lasciamo proprio riposare per due orette. La seppia si ramollisce, diventa tenera e poi ci lasciamo dei spaghetti. Abbiamo fatto i fusilli per i bimbi e due seppiette. Ciao ragazzi e buona domenica, forza Cagliari, sempre.